Cibus 2021, sono con Luca Magri, vicepresidente della realtà parmense Acmi. Acmi è specializzata in tecnologie per tutta la parte secca per ciò che riguarda l'imbottigliamento. Buongiorno, dottor Magri. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, cosa ci fate voi a Cibus? Sì, in effetti è un po' una novità che Acmi esponga il Cibus, però reputiamo questa nuova invenzione molto, molto legata al settore food. Pertanto abbiamo presentato la nostra invenzione, è piaciuta molto, abbiamo appunto acquisito una piccola area dove poter esporre il nostro prodotto. E devo dire che sta avendo un grosso successo, in quanto anche il settore food ha una grossa necessità di entrare sempre più nel green. Questo tipo di confezione del bancale è reputo molto importante. È un'invenzione a cui noi stiamo lavorando da circa un anno e mezzo in collaborazione con Mondi. Mondi è un grosso produttore di carta a livello internazionale. E noi abbiamo applicato la nostra tecnologia, il nostro know-how che in passato utilizzavamo e utilizziamo sugli avvolgitori in plastica, avvolgitori con film, l'abbiamo trasformata in avvolgitori con carta. Pertanto abbiamo fatto un revamping sulle macchine, abbiamo fatto diverse trasformazioni, in quanto è completamente diverso lavorare una bobina di plastica da una bobina di carta. Però ci siamo accorti che i risultati sono molto similari o addirittura superiori. Abbiamo fatto un dipartimento dove ci stiamo specializzando sul discorso carta, dove facciamo prove, dove testiamo i bancali. Tutti i giorni testiamo bancali di diversi prodotti, perché per noi prima lavoravamo a senso unico sul discorso di bancali bottiglie in plastica o cartoni con vetro. Oggi invece ci capita di lavorare dal bancale di bottiglie sfuse al cartone di biscotti a un bancale di sacchi, pertanto stiamo testando nuovi prodotti che in passato non avevamo mai lavorato. Abbiamo una vera e propria equipe che tutti i giorni lavora all'interno di Acmi per specializzarsi in questo nuovo tipo di produzione, e devo dire che c'è un grosso entusiasmo da parte nostra e anche dei nostri tecnici, perché vediamo che i risultati sono veramente molto interessanti. Siamo veramente molto contenti del risultato ottenuto, in quanto crediamo molto nel green, crediamo molto nel fatto di eliminare il più possibile la plastica. Lo so che non sarà facile, però noi ci stiamo provando sempre più con la nostra gamma di produzioni, anche con altre macchine, stiamo puntando tutto sul discorso del green, pertanto di eliminare quello che è la plastica. Quindi insomma una ripartenza per Cibus, nel senso che chiaramente questa è la prima edizione e su quello siamo un po' tutti entusiasti, mi sembra di vedere, una ripartenza con una grande novità, perché diciamolo, questa è una novità presentata direi in anteprima, mi corregga se sbaglio, in anteprima mondiale da Acmi, appunto in collaborazione con Mondi, quindi un'anteprima nuovissima in un contesto in cui ormai la sostenibilità è assolutamente d'obbligo, non solo per l'industria alimentare naturalmente, perché questo è un prodotto, essendo comunque in una fase della lavorazione che è quella della palletizzazione, che si può adattare a qualsiasi ambito, ma che comunque è una rivoluzione in termini di imballaggio. Chiaro, non a caso noi abbiamo fatto questa fiera, perché vogliamo cercare di differenziare quello che sono i nostri settori e il nostro business, pertanto puntiamo molto anche sul settore alimentare, e devo dire che da due mesi a sta parte, da quando abbiamo presentato la macchina e abbiamo fatto diversi interventi sul discorso dei social, abbiamo riscontrato veramente un notevole successo nel settore food, ma anche in tanti altri settori che non pensavamo ci fosse spazio per un avvolgitore automatico. Che adesso le aziende e anche i consumatori sono molto sensibili rispetto a tutto quello che è l'argomento della sostenibilità e dell'ecologia. Diamo anche qualche informazione. Allora, magari un ascoltatore potrebbe chiedersi com'è possibile pallettizzare un bancale come quello che avete ad esempio allo stand con una fibra in carta e non in plastica.
Devo dire che inizialmente anche noi eravamo un po' titubanti, perché non credevamo, che eravamo abbastanza increduli sulla resistenza di questo prodotto. Devo dire che questo prodotto veramente ha delle caratteristiche tecniche molto importanti, e non a caso abbiamo fatto diversi test comparando la tenuta in accelerazione e decelerazione di bancali con la plastica e bancali con la carta. Devo dire che sono risultati superiori le performance di bancali avvolti con la carta. Pertanto è un prodotto veramente molto, molto performante, e pertanto dico, adesso anche dal punto di vista costi non è una cosa che vada a gravare tantissimo sui costi. Basti pensare che siamo all'incirca su un 10-15% il costo di un bancale avvolto in plastica. Quindi in effetti, tra l'altro, un incremento di costo veramente banale, soprattutto considerando appunto che un'azienda che vuole comunque essere non impattante sull'ambiente sicuramente non avrà, diciamo, grande preoccupazione rispetto a un piccolo incremento del costo. Consideriamo anche che comunque tutto ciò che deriva poi dopo dallo scarto, quindi una volta aperto l'imballaggio, è semplicissimamente riciclabile. Chiaro. Poi dobbiamo aggiungere anche un'altra cosa, un particolare che io ho dimenticato, è quello che se veramente verranno applicate delle plastic tax, questo prodotto sarà esente. Pertanto quel 10-15% in più che oggi paghiamo la materia prima verrà abbattuta dalla plastic tax. Pertanto lo reputo molto, molto equivalente dal punto di vista performance, ma anche dal punto di vista costi. Quindi una grande novità da parte di Acme a Cibus 2021. Ringrazio il dottor Magri e ci rivediamo, presumo, a Cibus Tech a questo punto. Grazie mille, a presto, buona giornata, grazie.